vi fate tesoro sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, dove i ladri scassinano e rubano, ma fatti tesoro in cielo, dove nel ladro nel ruggine consuma, perché dove sarà il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Alleluia. Ed è importante, fratello, perché tu possa comprendere quello che Dio può fare per te. È un mondo di ansia, un mondo di preoccupazione, un mondo che vive nell'ansietà. E se voi vedete la statistica, basta mettere su Google gli depressi, ansiosi, stressati nel mondo, vedete là milioni di persone che soffrono di ansia, di questo panico, che non dormono la notte, che vivono con essere stretti allo stomaco, al cuore, alla gola, che vivono non tranquilli, sereni, con le gocce nella borsa, e si vive con l'ansia. Gesù sapeva, è vero, si vive con tutte queste cose, manifestazioni del genere, e secondo le statistiche aumentano sempre di più anche nei giovani l'ansia, negli anziani, in tutto. Ed il mondo è un mondo di ansia, alleluia. Il mondo è nutre ansia, il mondo non può togliere, alleluia. Gloria a Dio, grazie a Dio, che Dio opera. È un mondo dove ti mette l'ansia, il mondo ti mette preoccupazione, il mondo non dà sicurezza. Ma basta anche le notizie che ci dà tutti i giorni, i giornali, i telegiornali, i mass media, e per farci mettere più ansia possibile, per portarci alla disperazione. Basta tanto attorno a noi, è il mondo proprio circondato. Satana usa questo mondo e tutte le varie situazioni per metterci ansia e insicurezza, turbamento e preoccupazione. L'unica fonte di sicurezza, noi lo sappiamo qual è, alleluia. E noi vogliamo vivere non con i chiodi fissi e vivere male, perché qua Gesù sta dicendo: sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste. Sono i pagani. Sei pagano o sei figlio di Dio? Perché qua Gesù sta dando insegnamento ai pagani, ma allo stesso tempo vuole dare un insegnamento ai discepoli. Allora, quello che è importante, fratelli e sorelle, è che se tu sei pagano, diventa figlio di Dio. Se sei figlio di Dio, devi vivere capendo che Dio è la fonte, è il suo potere, può tutto e non lo limiti. Cercherai Dio e cercherai la risorsa nel Signore. Perché molti non hanno così consistenza e provvidenza. Perché? Perché sono pagani, perché non hanno dato il cuore a Dio, perché non si sono arresi a Dio e alla volontà del Signore. Ed è un che sta nella volontà di Dio, diciamo, è il Salmo 91, no? Che abita a riparo dell'Altissimo, alberga all'ombra dell'Onnipotente. Tu sei il mio rifugio, certo mi libererai, mi provvederai, mi sazierai di lunga vita, mi benedirai. Non può essere contraddetta la parola del Signore, no, assolutamente non può essere contraddetta, alleluia. A meno che uno vive una vita da pagano, vive una vita che non conosce Dio o non vuole conoscere Dio o altre cose. Ma chi vive veramente da figlio di Dio, da figlia di Dio, è impossibile che Dio non se ne prenda cura dei propri figli. Se vedete le difficoltà, le lotte, il mondo è pieno, no? Di persone estremamente povere, ma senza bisogno. Non è solo una questione di povertà, proprio senza cura, senza sostegno. Perché fratelli, qua stiamo parlando dei figli di Dio che mangiano il pane e non di quelli che hanno i chicchi e alleluia. Quello che è importante è veramente vivere,
vivere il cristianesimo, vivere in Dio, vivere da figli di Dio. E Dio è la nostra garanzia. Perché, fratelli, parliamoci chiaro, qua Gesù sta dicendo che la garanzia è Dio. Alleluia. Quando noi viviamo il Signore, è un'altra cosa, alleluia. È vero? Quindi è importante, è proprio questo, sorelle, che il mondo corre a destra e a sinistra. E infatti è quello che stavo dicendo, non fatevi tesori sulla terra. Fratelli, il discorso di fare tesori vuol dire che se tu ti fai tesori, significa che tu vuoi accumulare, accumulare, innanzitutto perché non hai fiducia nel Signore. Perché dici, io non ho i soldi in banca, non ho soldi, non ho denaro, non sono sicuro, vivo con l'ansia, che si provvederà di me, gli avidi, no? Sta parlando degli avidi e sta parlando di quelli che non hanno capito nulla, che il soldo viene meno, tutto. Fratelli, parliamoci chiaro. Tutto viene meno e di questi della vita di Dio sono estranei, cioè vogliono pretendere l'aiuto da Dio, vogliono pretendere il sostegno da Dio, poi se la prendono con Dio quando a Dio l'hanno tolto di mezzo a loro. Perché fratello, uno che si dedica ai tesori della terra significa che non ha tempo per Dio, non ha tempo per la preghiera, non ha tempo per rispettare Dio, perché il suo unico obiettivo e su unica situazione è farsi tesori sulla terra, cioè è accumulare, accumulare, accumulare. Allora, qua stiamo parlando che il mondo non ha Dio e la cui sicurezza è il tesoro che non può disporre. La vera ricchezza, parliamoci chiaramente. Dio è la ricchezza, è la risorsa, ma di tutto, perché il denaro può risponderti. A che cosa? Fatti comprare una cosa più comoda, eccetera. Però, fratelli, sì, ma Dio è la ricchezza di tutto, di pace, d'amore, di gioia, di sostegno, di ogni cosa. Alleluia. Vuol dire che uno si sta dedicando. Fratelli, il mondo si ricorda di Dio quando sta malato. Il mondo si ricorda di Dio quando hai bisogno. Quando ha capito che poi questi tesori della terra, alleluia, non possono corrispondere a tutti i loro bisogni e a tutte le loro necessità. Sappilo che solo Dio può rispondere ai tuoi bisogni e alle tue necessità. Sappi che Dio è la vera ricchezza. Sappi che tu non puoi togliere Dio dalla tua vita. Non puoi togliere Dio dai tuoi programmi, non puoi, e poi pretecchi dimora al riparo dell'Altissimo, alberga all'ombra dell'Onnipotente. Cioè, vale a dire che tu hai la garanzia da Dio, tu hai tutto da Dio e Dio non verrà meno, perché se tu gli hai dato la vita e tu l'hai seguito e sei un figlio di Dio e hai fatto il patto con il Signore e stai nel patto con Dio, è impossibile che possa venire meno, è impossibile che non provveda a noi. Quando non provvede, perché stiamo vivendo la vita da pagani, perché non ci stiamo curando di Dio, perché non ci stiamo curando della relazione col Signore. Qua sta dicendo: nessuno può servire due padroni, o era l'uno o era l'altro. Sta dicendo che una persona ha accettato Dio, ma non vuole Dio come padrone, come Signore della sua vita. Non si vuole sottomettere a Dio, al piano di Dio, vuole servire che cosa? Due padroni vuole servire, vuole servire il mondo, vuole servire il piacere, vuole la ricchezza, il Dio mammone, dice qua, alleluia. Perché per loro è importante, certo, è più importante i piaceri, le ricchezze che Dio, compromettono tutto. Cioè tu, una volta che Dio è il tuo padrone, oltre al Signore, oltre al Salvatore, Dio dice: il mio giogo è dolce e il mio carico è fedele, alleluia. E il mio carico è dolce, il mio giogo è dolce, dice il Signore, alleluia. Significa che non stai vivendo la vita di Dio, significa che non stai vivendo la confidenza in Dio, significa che sei uscito fuori dalla volontà di Dio, significa che tu non sei sincero nella volontà di Dio, significa che tu non vuoi onorare il Signore. E significa che tu non vuoi mettere fede in quello che Dio può fare per te. Perché, dice Gesù, tu pensa ai tesori sulla terra. Vedi, i tesori sulla terra si consumano, si perdono.
Come si perde tutto, oltre a dice Gesù che possono rubarteli, ma le cose terrene sono per un tempo e non possono soddisfare. Ecco perché stai in ansia. Ecco perché sei, perché trascuri Dio. Ecco perché stai in ansia, perché non cerchi la fede. Guardi, ci sono altri tesori del cielo. Tesori del cielo, se ce l'hai qui il tuo cuore, sarà lì. Se il tuo cuore è a Dio, se il tuo cuore è a cercare Dio, se il tuo cuore è sperare in Dio per prendere nuove forze e nuovi vigori, tu non ne sarai in ansia, perché la tua preoccupazione la getterai ai piedi del Signore. Vi gettate ogni preoccupazione ai suoi piedi perché Egli ha cura di voi. Guardate, Dio è fedele, sta dicendo Gesù. Dio è fedele, la fedeltà del Signore, alleluia. Dio è fedele e quindi non assolutamente viene meno, perché ha promesso e fa un patto. Dio ha cura di voi, Amen. gettate, levò preoccupazioni ai piedi del Signore. Impara a stare ai piedi del Signore, impara a gettare preoccupazioni a Dio. È impossibile. Fratello, ma Dio non mi ha risposto. Quando mai? Allora, ma Dio non ha provveduto, quando mai? Allora, ma io sto, quando mai? Dice Gesù, Dio addirittura cura l'erba che cresce la mattina e si getta, gli uccellini li nutre, i gigli li dà la gloria che neanche Salomone aveva, li riveste e prende cura di voi, li nutre. Cioè, vuoi compromettere che cosa? Dio? Vuoi oscurare l'impegno di Dio? Vuoi oscurare il fatto che tu non stai onorando Dio, il fatto che tu non ti dedichi a Dio, il fatto che tu hai poca vita spirituale, hai poca di cercare? Perché chi sperne l'Eterno acquista nuove forze e nuovi vigori. Alleluia. È impossibile che perdi la forza. È impossibile che un problema, una difficoltà ti mette giù e ti mette il chiodo. È impossibile. Può venire la preoccupazione di qualcosa che succede, certamente a tutti, siamo umani, però tu prendi forza da Dio. Tu prendi grazia da Dio. Dio ti dà nuove forze. Perché quel problema, quel peso, non è più forte della forza di Dio. Dice, nella tentazione, non sorgi dalla via per poterne uscire, ma nella tentazione ero con noi perché, dice, non va al di là delle Alleluia. nostre forze. Amen. Ed è, non va al di là. Gloria a Dio. Alleluia. E noi che diciamo, alleluia, quel problema non va al di là delle tue forze. E quando va al di là, Dio ti dà le forze per superarla. Significa che tu stai poco tempo per Dio, stai trascurando la vita del Signore, stai trascurando la vita cristiana, non vivi per niente la spiritualità, non vivi per niente l'intimità con Dio, non vivi per niente la sottomissione a Dio, non vuoi stare nei programmi di Dio e nella buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Guarda un po' la tua vita, sta nella volontà di Dio, guarda un po' i tuoi pensieri, sta nella volontà di Dio, guarda un po' le tue aspirazioni, perché a che guardi tu? Alleluia. I tuoi occhi, vedete qua, la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, anche il tuo cuore, cioè vale a dire, ascoltami un po', tu a chi vedi, a chi brami, a chi invidi, cosa desideri, quali sono i tuoi desideri? Alleluia, gloria a Dio, quali sono i tuoi desideri? È chiaro, se tu hai desideri insani, malvagi, come Abimelech, che anziché gli occhi su Dio, nella carestia, nel problema, cercare Dio, invocare Dio, supplicare Dio, trovare la soluzione al Signore e usare le armi. Chi sta in ansia è chi non usa le armi di Dio. Chi sta in ansia è chi ha altri progetti al di fuori di Dio. Chi sta in ansia non riposa in Dio, nelle promesse di Dio e nel potere di Dio. Chi sta in ansia è perché ha desideri insani, perché ha desideri non buoni, non sta guardando a Gesù, non sta accettando il suo programma benevolo per
per noi, non si è arreso ancora al Signore totalmente, perché tu dirai come Abramo al figlio: figlio mio, non c'è ancora l'olocausto, Dio provvederà. Vivi la tua vita tranquilla, vivi la tua vita serena, mettiti in Dio, mettiti in regola con il Signore, alleluia. Mettiti nella benedizione di Dio, alleluia. Segui il Signore, segui il piano di Dio. Non uscire fuori dal programma di Dio. E se sei uscito fuori dal programma di Dio, è il momento di rientrare di Dio. È il momento di rientrare a fare la volontà di Dio. Se hai trascurato fino adesso il Signore, se hai trascurato la vita di Dio, se hai trascurato la grazia del Signore, se hai trascurato il Signore fino adesso, se per te l'interesse era solo il lavoro, se per te l'interesse era solo te stesso, se per te l'interesse era solo la tua famiglia, se per te l'interesse era le cose di qua giù, di questo mondo, fermati, alleluia, fermati e fissa gli occhi su Dio, alleluia. Quali sono i tuoi desideri, alleluia? Non puoi togliere Dio, non puoi togliere la parola del Signore, non puoi togliere pregare Dio, non puoi togliere, cadrai in ansia, alleluia. Nelle preoccupazioni vivrai con le paure, vivrai con le ansie, perfino della tua ombra avrai paura, alleluia. Perché qual è il mondo, dice Gesù? Paura della morte, paura del futuro, paura delle preoccupazioni, paura di essere soli, paura di essere abbandonati, paura di perdere le persone che si amano, paura, alleluia. Quella è l'ansia, l'incertezza, alleluia. Ma se tu hai la fede nel promesso, il Padre Celeste che ha tutto nelle sue mani, quando tu cresci nella parola, sai che Dio ha risolto ogni problema, sai che Dio in Cristo ha risolto ogni problema, sai che Gesù ha vinto la morte, non hai paura della morte, alleluia. Io so che chiunque crede in me, anche se muore, vivrà per sé. La morte non è annientamento, la morte non è la fine. Se siamo in Cristo, la morte è una benedizione. Se siamo in Cristo, beati quel che muoiono in Cristo, attenzione. Alleluia. Che se non muori in Cristo, allora ti aspetta un destino amaro di sofferenza eterna e da lì non riuscirai mai più. Qual è la vera sofferenza? Alleluia. Di non preoccuparsi altri dei tesori della terra, delle cose qua giù che si perdono e si perdono totalmente alla morte, si perdono, nudo sei nato e nudo te ne andrai, dice il Signore. Disse a quell'uomo stolto, quando quell'uomo disse: io prenderò i miei granai, alleluia. Ah. E dirò: anima, mangia e bevi e go, ma Dio gli disse: stanotte la tua anima ti sarà ridomandata. Che ne sarà, alleluia? Preparati e hai un cuore sempre con Dio, con la presenza del Signore. E devi avere la certezza quando hai Dio di preoccupare della morte. Quando hai Dio di preoccupare che ti puoi lasciare da solo, Dio non ti lascerà, non ti abbandonerà, Dio è la tua ricchezza. Non puoi avere ansia con Dio, perché Dio ha provveduto a tutti in Cristo. E per l'opera di Cristo Gesù ha detto: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Io non vi lascerò e non vi abbandonerò, alleluia. Tu ne puoi stare tranquilla, alleluia. Dell'amore Gesù sta parlando, dell'amore che Dio ama perfino gli uccelli del cielo, i gigli, l'erba del campo. Se Dio dice ha provveduto alla vita, ogni giorno respiri, dai gloria a Dio. Ogni giorno mangi, dai gloria a Dio. Ogni giorno sta provvedendo Dio, sta andando avanti la tua vita. Dice il Signore che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Sta andando avanti la tua vita. La tua vita andrà avanti, certo. Alleluia. Perché Dio dice che ti dà vita. E dai gloria a Dio che oggi hai Amen. vissuto un'altra giornata. Grazie a Dio che ci hai dato anche un altro giorno di vita. Alleluia. Ha provveduto Dio o no? Alleluia. Abbiamo respirato, no? Alleluia, siamo in vita, no? Alleluia, gloria a Dio. Ma noi non abbiamo preoccupazioni, alleluia, perché siamo figli di Dio, il Padre Celeste. Il problema è se sei figlio di Dio, il problema è accolto Gesù nella tua vita, il problema è hai fatto un'esperienza con Gesù, hai cercato il perdono dei peccati, hai confessato, alleluia. Se hai trascurato Dio, che fai? Alleluia. Se hai trascurato Dio e ti sei dedicato ad altro, per te Dio è come se non esisteva, per te Dio era solo nei momenti di bisogno, per te Dio è solo in quei momenti è quando, ecco, si hanno delle necessità. Ma Dio deve esserci, cioè, il padrone,
della nostra vita, il padrone della nostra, il padrone, alleluia, gloria al padrone buono, alleluia, alleluia. Le sorelle, non trascuriamo Dio, assolutamente, ma prendiamo nuove forze e nuovi, abbiamo il desiderio di amarlo, abbiamo il desiderio di cercarlo, abbiamo il desiderio di stare con lui, abbiamo il desiderio di poterci dedicare di qua giù, alleluia. Questo fece Anna, quando non poteva avere figli, disse: Dio, mi dedicherò a te, mi consacro a te interamente, faccio un voto. Gloria al nome del Signore. Fai un voto al Signore. Dice: Signore, fino adesso come non ti ho trascurato, fino adesso non ti ho cercato. Quanto tempo dai a cercare Dio, ad ascoltare la parola? Quanto tempo metti fede? Tutta l'ansia e tutto il tempo che passi ai tesori della terra, le cose di qua giù, passalo, perché Dio provvede, alleluia. Fratelli, Dio sa come, alleluia. Non fa mancare nulla. Non fa mancare nulla a quelli che confidano in Lui e lo servono. Perché Gesù ha detto una frase importantissima. Ma, bellissimo, che cercate prima il Regno dei Cieli e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in più. Come a Dio, non ti preoccupare per la tua vita, per la tua coalizione, per la tua provvidenza. Perché hai paura di rimanere da solo. No, cerca prima il Regno di Dio e la sua giustizia. Cioè, sì, collaboratore con la parola. Quanti sono collaboratori? Gloria al nome di Dio. Sii collaboratore di Dio, dell'opera di Dio. Ti interessi che le persone si salvano? Ti interessi che il regno di Dio va avanti? La giustizia, fratelli, alleluia. Noi dobbiamo stare da parte della giustizia del Signore, alleluia. Perché Dio ha condannato il principe di questo mondo in Cristo. Dio ha condannato le nazioni di questo mondo. La giustizia. Stai con la giustizia e con la parola del Signore, alleluia, perché ti sarà dato benedizioni abbondanti, tutto il resto vi sarà provveduto, alleluia. Puoi dormire tranquillo quando stai facendo la volontà di Dio, puoi dormire tranquillo quando tu stai onorando Dio, puoi dormire tranquillo quando stai facendo il ruolo che Dio ti ha dato, alleluia. Puoi dormire tranquillo, alleluia. Che la vita è di Dio, dormi tranquillo, che tutto è di Dio. Dice Ruth che state in ansietà sollecita e vi preoccupate. Ciascuno il suo giorno, alleluia. Non ti stare a preoccupare cosa verrà. Non facciamo progetti senza Dio. Dice Giacomo, dite tra un anno farò questo, farò quest'altro. Dovete dire se Dio vuole. Fratelli, alleluia, alleluia. Dio ti può far realizzare i tuoi progetti. Dio ti può far realizzare le gioie che vuoi, Dio ti vuole far realizzare. Se hai un desiderio stasera, chiedi a Dio. Dice Dio, e dillo a Dio. Di Dio ti vuole onorare. Dillo a Dio, Signore, permettimi, alleluia. Permettimi, alleluia. Come disse Giacobbe, alleluia, che voleva vedere realizzato il sogno di costruire l'opera di Dio, la casa di Dio, e Dio lo liberò dai pericoli. Se qualche pericolo ti è venuto incontro, una malattia ti è venuto incontro, qualcosa ti è venuto incontro, alleluia, dillo al Signore, alleluia, dillo a Dio, alleluia, vedrai, alleluia. Quando tu stai nel centro della volontà di Dio e stai cercando prima il regno di Dio, la sua giustizia, vedrai, non ci saranno ostacoli, non ci saranno problemi. I bisogni di questo mondo non ti fermeranno. La malattia di questo mondo non ti fermerà. Il diavolo. Dice Gesù, chi ci potrà separare mai dall'amore di Dio? Sarà forse la fame, la nudità, le cose di questo mondo? Di questo? No, nessuna cosa ci può mai separare dall'amore di Dio. Quando Dio è il centro della tua vita, quando fa la volontà di Dio, il centro della tua vita, quando tu dai totalmente il cuore al Signore, il Signore provvederà per te, benedirà, ti proteggerà, ti guarderà. Tu alzerai gli occhi ai monti, da dove ti verrà l'aiuto? L'aiuto tuo verrà da Dio. Ma non togliere Dio dalla tua vita, non togliere Dio. Alleluia. Stai nella volontà di Dio. La volontà di Dio. Dio farà grandi cose
per la tua vita, ti curerà, ti guarderà, ti proteggerà da questo mondo. Alleluia. Dia il potere di custodirti, dia il potere di salvarti, dia il potere di provvedere, dia il potere di tutto. Alleluia. Se ti sei allontanato, avvicinati a Dio. Se hai peccato contro Dio, ora è il momento di confessare e di dire: Signore, ho peccato contro te. Se hai trascurato Dio, è il momento di dedicarmi a te. Se hai avuto desideri insani, senza Dio, e non le cose che piacciono a Dio, di Signore, mettimi i tuoi desideri di servirti, di amarti e di fare la tua volontà. Se hai avuto incredulità pensando che Dio non si prende cura di te, alleluia. Dici: ma se io servo Dio, se faccio la volontà di Dio, se io mi dedico, chi provvederà per me e per la mia famiglia? Dio, alleluia, ha detto. Cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Alleluia. Promessa del Signore. Dagli il cuore a Dio. Dagli il tempo a Dio. Onora il Signore e tu sarai onorato. Onoriamo il Signore. E stasera è il momento di dare il cuore a Dio. Se ti senti staccato da Dio, non ne senti la benedizione del Signore, se fino adesso non l'hai fatto entrare, se fino adesso non ti sei riconciliato, se fino adesso hai trascurato la sua volontà, la sua parola, se hai trascurato tante cose e non hai la benedizione sua dentro di te, non hai la forza di Dio, è il momento di cercarla insieme, la forza del Signore. Alleluia. Rinnoviamo le forze, cammina con Dio, alleluia. Dio guarirà i tuoi occhi, Dio metterà occhi spirituali, occhi di luce, occhi di vedere i bisogni della sua opera, ma occhi di poter vedere la benedizione. Se fino adesso non hai portato frutto, Dio ti farà portare frutto, Dio toglierà quella sterilità, quella morte nella tua mente, quella morte nel tuo cuore. Il tuo problema è che non hai servito Dio, il tuo problema è che non hai dato nulla per Dio, il tuo problema è che non ti sei preoccupato dell'opera del Signore. Togli ogni egoismo, togli ogni egocentrismo da te stesso, dalla tua casa, dalle tue cose. Volgi lo sguardo a Cristo. Volgi lo sguardo a Cristo, mantieni lo sguardo su Cristo.